Sì, presidente della Commissione Sport del Comune di Napoli, Carmine Sgambati. Consigliere, buongiorno, come stai? Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, consigliere, io con te voglio fare un po' di chiarezza, perché leggo su diversi portali, per esempio c'è un'indiscrezione rilanciata dagli amici e colleghi di Calcio Napoli 24, il Napoli resta al San Paolo, anche in caso di mancato accordo con il Comune, si andrà in tribunale, c'è troppa distanza per la convenzione, Corriere del Mezzogiorno che dice messa in mora del Comune alla società sportiva Calcio Napoli per 4 milioni di euro, anche se è pronta la convenzione, tutti i dettagli, concerti, ingressi, omaggio e così via. Okay. Che cosa vogliamo c'è? Fare un po' di chiarezza. Ecco, direi che ti abbiamo chiamato per questo motivo qua. Allora, la convenzione è pronta, nel senso che è stata stilata con un accordo sinergico tra la società calcio, tra gli uffici della società Calcio Napoli e gli uffici del Comune di Napoli. Chiaramente nella convenzione sono stati conteggiati tutto quello che il Comune deve avere dal Calcio Napoli e tutto quanto è regresso. Noi abbiamo messo il nostro, loro hanno messo il loro. Le due posizioni, come dire, sono distanti. Non è ancora una messa in mora, ma lo sarà sicuramente. Perché? Perché il Napoli, non giocando in una convenzione stilata e firmata, ha giocato sempre a partite a gara individuale. Nel 2017 ha incassato a San Paolo 19 milioni di euro, per cui deve al Comune 1 milione e 9. Nel 2017-2018 ha giocato a San Paolo incassando 21 milioni di euro, per cui deve 2 milioni e 100, per un'intera somma di 4 milioni di euro. La cosa sembrerebbe che non suoni bene alle orecchie del Presidente e che quindi faccia, io è una mia impressione, che lui faccia un ragionamento del tutto, come dire, opportunistico, nel senso che se noi andiamo a fare una messa in mora, quindi a vietargli di giocare a San Paolo, lui giocherà sempre a San Paolo, perché chiaramente il prefetto, per ordine pubblico, la squadra del Calcio Napoli giocherà sempre a San Paolo. Quindi queste cose. Allora andiamo. No, però Carmine, andiamo per punti. Allora, il problema che il Napoli giochi al San Paolo non si pone neppure. Il problema che il Napoli verrà messo in mora e che quindi sarà portato in tribunale. Si pone, lo sarà fatto, perché noi abbiamo un faro acceso della Corte dei Conti. Esatto. Quindi avete un problema. Un attimo solo, finisco il concetto. Sì. Se io ho una rendita che non metto a frutto per un comune che già il comune è già in dissesto, io vengo beccato dalla Corte dei Conti e posso passare dei guai. Allora io ho l'obbligo per la città, per i napoletani, per il comune, di far fruttare un bene. Questo bene è San Paolo. D'altronde il San Paolo è un bene e per la città, ma è soprattutto bene per De Laurentiis, perché non solamente gli permette di fare quegli incassi di cui prima ti declamavo, ma gli permette pure di valorizzare dei giocatori che compra a 5 e vende a 100. Voglio dire, è un grande business. Non vedo per quale motivo il Presidente, con una convenzione che noi abbiamo stilato, che è tutta favorevole per il Napoli, si tratta di 450.000 euro ogni 6 mesi per un totale di 850.000 euro all'anno, non possa essere firmata, quando squadre di Serie A, e con questo chiudo, come Milan e Inter danno 7 milioni al Comune di Napoli. Però portare il Napoli in tribunale? Non mi sembra, sai, una strada, non lo so, dimmi tu. Cioè, non perché mi sembra? Non lo so. Continua, perché stavi dicendo una cosa importante, portare il Napoli in tribunale. Non lo so se è la strada più giusta anche dal punto di vista politico. Allora, a questa tua affermazione io ti devo rispondere con un'altra domanda. Vai. Sì. È più giusto portare il Comune di Napoli sotto la lente di ingrandimento della Corte dei Conti e far pagare ai napoletani i debiti che deve pagare De Laurentiis? Perfetto.
su questo dubbi non ce ne sono, anzi mi sembra che questa sia anche il titolo, se vogliamo, di questa intervista. Una domanda retorica che praticamente non ha bisogno di risposte. Senti Carmine, ma quando ci saranno, dacci un po' il cronoprogramma, quando ci saranno i prossimi incontri anche con il Napoli per cercare di definire tutto? Gli incontri con il Napoli ci potevano essere sempre, nella mia commissione chi si riunisce minimo due volte al mese, il primo invitato è la società Calcio Napoli. Loro non si sono mai degnati né di far venire Chiarelli, né di far venire Formisano, né tantomeno di venire presidente. Nella mia prossima commissione, che si riunirà credo il giorno 20 o 28, diciamo, non ricordo bene la data, il primo invitato è sempre la società Calcio Napoli. Noi li invitiamo, se poi non vengono è colpa nostra. Benissimo, Carmine, noi chiaramente i riflettori su questa vicenda non li abbassiamo, anzi, tutt'altro. Fate bene. Ti chiedo anzi di tenerci sempre aggiornati, anche perché è una questione che riguarda, a questo punto, per come l'hai posta, io non ho motivo di dubitare della tua onestà intellettuale, non solo il comune di Napoli e la società sportiva Calcio Napoli, che devono pagare i debiti che non salda De Laurentiis, cioè tu ci stai dicendo questo. Certo. No, se vuoi te lo sottoscrivo. No, ma per carità, anzi, tutt'altro. No, era giusto per chiarimento, anche per chi ci ascolta da casa. Benissimo, Carmine, buon lavoro, grazie. Grazie, arrivederci. Grazie a Carmine Sgambati. Che...